Gentili telespettatori, buonasera e bentrovati all'informazione di Cosmos TV. Vediamo quali sono le notizie di oggi, 8 agosto. Ha perso la vita anche Martino Marino, rimasto colpito dall'alta tensione mercoledì scorso a Capaccio, insieme al giovane Walter De Nigris, morto sul colpo. Ieri mattina il 46enne di Capaccio è deceduto all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove era stato immediatamente ricoverato dopo il drammatico incidente avvenuto nella frazione rurale di Gromola. L'uomo era vicino al palo dell'illuminazione per caso quando è stato colpito dalla forte scossa di 20.000 volt. Insieme a Martino Marino e a Walter De Nigris sono rimasti coinvolti anche il 38enne Felice Andreoli e il proprietario della villetta Vincenzo Alfano, entrambi di Capaccio Pestum, e Carmine Sessa, operaio salernitano. È stato rimesso in libertà l'86enne di Sala Consilina Nicola Morello. Era agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Vediamo. Nicola Morello è tornato in libertà. Il GIP del Tribunale di Lagonegro ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà il pensionato 86enne di Sala Consilina che domenica scorsa era finito agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso nei confronti di Giuseppe Annunziata, 61enne di Auletta, deceduto sul colpo, e di sua moglie. Il giudice ha revocato gli arresti domiciliari non avendo ravvisato il pericolo di fuga, quello di reiterazione del reato visto che gli era stata ritirata la patente e l'assenza del rischio che possa esserci un inquinamento delle prove. L'incidente è avvenuto lo scorso 30 luglio sulla strada statale 19 nel tratto che attraversa il comune di Atena Lucana. Giuseppe Annunziata ha perso la vita in seguito allo schianto dell'auto a bordo della quale si trovava alla guida un Opel Astra contro il rimorchio di un camion parcheggiato in un piazzale adiacente alla strada statale. Subito dopo l'incidente, l'86enne ed altre due persone che erano con lui in auto, invece di fermarsi per prestare soccorso, hanno proseguito con l'auto e sono andati a cena in un ristorante che si trova a poche decine di metri dal punto in cui il 61enne di Auletta ha trovato la morte. Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina poco dopo le 5 sulla strada Fondovalle del Sele tra Contursi Terme e Oliveto Citra. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura alla cui guida vi era una cinquantenne della Valle del Sele è finita fuori strada e si è ribaltata, terminando così la sua corsa in un bordo di un canale di scolo delle acque. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Contursi Terme, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 di Oliveto Citra. La donna è stata trasportata immediatamente presso il più vicino ospedale, appunto quello di Oliveto Citra, di San Francesco d'Assisi, e proprio per tutti gli accertamenti sanitari del caso, ma a causa delle sue gravi condizioni è stata subito ricoverata presso il reparto di rianimazione. E guida sotto gli effetti dei stupefacenti. I carabinieri di Sapri denunciano un 31enne di Polla, denunciato anche un 71enne di Sapri con tasso alcolico di 3,4 grammi per litro. Vediamo il servizio. Nel corso di un controllo dei carabinieri della compagnia di Sapri durante il weekend è stato denunciato un 31enne di Polla perché trovato alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma insieme al nucleo cinofili di Sarno hanno condotto una serie di verifiche su strada per contrastare i reati di larga diffusione, impiegando 30 militari tra le località di Palinuro, Marina di Camerode e il Golfo di Policastro. Durante i controlli è stato denunciato anche un altro automobilista di Sapri, un 71enne, che aveva un tasso alcolemico pari a 3,4 grammi per litro. Numerose anche le infrazioni al codice della strada rilevate dai militari dell'aliquota radiomobile. Sono state ritirate 5 patenti e sequestrate 4 autovetture perché sprovviste di copertura assicurativa. Sanzioni per un totale di 10.000 euro anche per numerosi lidi del Golfo di Policastro per varie violazioni. Nella zona di Palinuro invece i carabinieri della locale stazione hanno sanzionato e sequestrato merce anche contraffatta ai numerosi venditori ambulanti.
I militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi hanno eseguito una serie di operazioni per il contrasto della pesca di frodo lungo tutta la costiera salernitana. Attività di polizia ittica disposta e coordinata dal reparto operativo aeronavale di Napoli e finalizzata a garantire il rispetto delle norme in materia di pesca, conservazione e commercializzazione di prodotti ittici. Ad Agropoli, in due distinte operazioni su strada e in alcuni esercizi commerciali, è stato sequestrato un quintale di novellame di triglie, molto probabilmente pronto per la vendita e nascosto in un automezzo. All'interno del veicolo è stata ritrovata e sequestrata anche una rete a strascico con maglie non conformi alla legge e probabilmente utilizzata proprio per la pesca di novellame. Inoltre, all'interno di alcune pescherie della cittadina cilentana, le fiamme gialle hanno trovato sui banchi numerosi cassette contenenti novellame di triglie pronto per la vendita e il prodotto ittico è stato sequestrato e i trasgressori sono stati denunciati. E veniamo ora alla prossima notizia. Operazione Frontiera, il 10 di agosto, l'udienza davanti al Tribunale del Riesame. I quattro arrestati di Sala Consilina sono ora detenuti nel carcere di Potenza. E servizio. È stata fissata per il prossimo 10 agosto l'udienza davanti al Tribunale del Riesame che dovrà decidere sulla revoca delle misure cautelari in carcere attualmente in vigore nei confronti di Vito Gallo e Cono Gallo di Sala Consilina. Entrambi sono stati arrestati lo scorso 19 luglio nell'ambito dell'operazione Frontiera condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, operazione che in totale ha fatto finire in manette 58 persone che a vario titolo facevano parte della cosca calabrese dell'Andrangheta della famiglia Muti, che aveva messo in piedi da tempo nel Vallo di Diano una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti e stava tentando di costringere un supermercato della zona ad affidare al clan la gestione della pescheria interna. Gli avvocati Erminio Cioffi e Nuccio Amodeo, difensori dei Gallo, hanno depositato nei giorni scorsi il ricorso al Tribunale della Libertà di Catanzaro. I carabinieri del Rossa hanno arrestato anche altre due persone di Sala Consilina, si tratta di Fabrizio Vitale e di Enzo Casale. Per quest'ultimo si attende la decisione da parte dei giudici del riesame. I quattro arrestati, tutti detenuti nel carcere di Potenza, durante l'interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per i vertici dell'organizzazione, tutti residenti in Calabria, nel corso dell'udienza, che ha visto in aula anche la presenza del procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, il PM ha discusso per circa 3 ore a sostegno della necessità di lasciare invariate le misure cautelari concesse dal GIP. Oltre un'ora di ritardo per la partenza e i passeggeri furiosi. È successo ieri all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Il volo in partenza per Olbia, che sarebbe dovuto decollare intorno alle 6 del mattino, è partito con un'ora e mezza di ritardo. Alla base di questo slittamento della partenza ci sarebbe la mancanza di personale di polizia di frontiera, che ha proprio il compito di effettuare tutti i controlli necessari ad autorizzare le partenze. Gli ignari viaggiatori, ieri dopo aver effettuato il check-in e imbarcato i bagagli, hanno però dovuto attendere per più di un'ora l'arrivo della polizia di frontiera. Gli stessi problemi sono toccati anche ai passeggeri di un altro volo, quello diretto a Malta. Visita in attesa ieri di Vittorio Sgarbi alla Certosa di Padula. Ha fatto tappa prima al Battistero di San Giovanni in Fondo e poi alla Certosa di San Lorenzo, alla presenza dell'assessore regionale al turismo Corrado Matera, del sindaco di Padula Paolo Imparato, dell'assessore alla cultura Filomena Chiappardo e del consigliere delegato al turismo Settimo Rienzio. Vediamo il servizio. Visita sorpresa di Vittorio Sgarbi a Padula. Il critico d'arte è invitato a prendere parte a Torraca ad un evento dedicato a Biagio Mercadante. Ne ha approfittato domenica per una passeggiata tra i bellissimi siti culturali della cittadina valdianese. Accompagnato dall'assessore regionale Corrado Matera, che lo aveva espressamente invitato, e dal consigliere provinciale Paolo Imparato, si è recato sia presso il Battistero di San Giovanni in Fonti che presso la Certosa di Padula. Le immagini amatoriali, gentilmente concesse da Giovanni
Gianni Prota mostrano proprio la curiosità delle persone che di fronte al passaggio inatteso di Sgarbi lo seguono, gli rivolgono domande e ascoltano i suoi commenti. Sgarbi è rimasto piacevolmente stupito dal Battistero, un'opera ancora poco conosciuta ma di grande pregio, un unicum nel suo genere, e ha chiesto a gran voce che venissero messe in campo azioni chiare di tutela e valorizzazione. A fare da cicerone nel corso della visita è stata la presidente della Proloco di Padula, Tina D'Urso, che ha saputo mostrargli gli aspetti salienti del monumento. Poi l'esperto d'arte si è soffermato a discutere con Corrado Matera delle opportunità derivanti dal progetto delle Tre Certose, finanziato dal Ministero e in cui la Certosa di Padula è inserita assieme a quelle di Capri e di San Martino. Ha lodato i lavori che hanno riqualificato l'ingresso della Certosa, mostrandosi compiaciuto di come ha ritrovato il monumento trecentesco a distanza di tempo dalla sua ultima visita. La venuta di Sgarbi è stata un'occasione anche per rilanciare, ancora una volta a un livello più ampio, la promozione di questi beni superlativi, ma ancora non adeguatamente conosciuti e ricercati come meriterebbero. E si terrà domani mattina la conferenza stampa di presentazione della 23esima edizione della festa medievale alla tavola della principessa Costanza, che si terrà a Teggiano nei giorni 11, 12 e 13 di agosto. La conferenza di presentazione avrà luogo presso la sede dell'ente provinciale del turismo in via Velia 15 a Salerno. E a Sapri l'associazione Più Unici Che Rari Onlus ha festeggiato nei giorni scorsi il suo primo anno di vita. Vediamo il servizio. Ha festeggiato il suo primo anno di vita a Sapri tra gli affetti di quanti hanno collaborato agli scopi dell'associazione. La Più Unici Che Rari Onlus, Sindrome di Alexander, con sede a Milano e punti di riferimento nel Cilento, ha voluto così ringraziare le istituzioni, i gruppi sociali e le singole persone per ogni iniziativa appoggiata, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza di questa grave malattia e di incentivare la ricerca scientifica per aiutare coloro che ne sono affetti, i cosiddetti malati invisibili. La sindrome di Alexander, infatti, è una patologia neurodegenerativa non comune e progressiva che continua a dare difficoltà diagnostiche per la sua variabile presentazione clinica e che non prevede terapie specifiche idonee al trattamento e alla cura. Ecco perché una famiglia di Sapri, avente un bambino di nome Nicolò colpito dalla terribile malattia, un anno fa appunto si era messa alla ricerca di altri pazienti affetti dall'identica patologia del loro piccolo e insieme ad altri accomunati dalla stessa sorte ha fondato l'associazione italiana Sindrome di Alexander, Più Unici Che Rari, una onlus con sede a Milano che ha il forte intento di incoraggiare e sostenere ogni progetto volto all'individuazione e alla scoperta di rimedi contro la sindrome. Nei giorni scorsi i coraggiosi genitori da cui è partita l'idea di costituire l'associazione hanno voluto incontrare presso l'educantato di Sant'Antonio i loro sostenitori. All'importante appuntamento, tra gli altri, erano presenti i sindaci di Sapri e Torraca e il presidente del locale tribunale del malato. Un bellissimo momento, vissuto tra il sentimento di gratitudine e la speranza di riuscire a vincere una battaglia difficilissima, ma che bisogna provare a combattere. Per ogni informazione sull'associazione, consultare il sito www.piuunicicherrarionlus.it, le pagine Facebook Più Unici Che Rari e Amici di Nicolò, oppure telefonare al 349 83 34 660. E adesso è il momento di dare la linea al meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Cielo poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ovest-sud-ovest con intensità di 13 km orari. Temperature 19 gradi la minima e 32 gradi la massima. E con il meteo è il momento di dare anche i nostri saluti, vi ricordo i nostri recapiti, lo 0975 520 166, la nostra email info@cosmostv.it e per la nostra programmazione streaming www.cosmostv.it. A voi tutti la più cordiale buona serata, arrivederci.